Lorenzo, brava. Ti chiedo sul pezzo, le tue canzoni da sempre hanno un'impronta, sono qui, hanno un'impronta poetica, quest'anno comunque ancora più letteraria. Ti chiedo quanto è stato difficile per quanto riguarda la metrica della canzone, di questa canzone, la metrica musicale, quanto è stato difficile comporla e anche per le altre tue canzoni. Allora, è stata la canzone che io ci ho impiegato più tempo in assoluto per scriverla, soprattutto il testo, perché ogni verso, ogni singolo, posso dire quasi ogni singola parola è stata pensata, meditata, scelta con una cura certosina. È ovvio che per fare una canzone del genere c'è bisogno anche di vivere quelle parole e di averle vissute intensamente per poi poterle restituire agli altri. Ho scritto il testo insieme a Nicola Brunialti, uno scrittore di romanzi per ragazzi, e con lui ci siamo trovati a discutere, a pensare, a riflettere sui grandi temi che ci appassionano: la bellezza, la felicità, l'avete visto, il perdono, la sofferenza, il senso del dolore, il superamento delle ferite. E questo senso di separazione da qualcosa. Noi veniamo al mondo, usciamo dalla pancia della nostra mamma, da quel tepore, da quella sensazione di essere in un luogo protetto, e veniamo spaventati nel mondo, e in questo mondo che ti prende a schiaffi e ti dà qualche carezza. E in questa altalena rimaniamo imbambolati, a volte restiamo sospesi, una sensazione quindi di nostalgia che credo appartenga a tutti in alcuni momenti della vita, la nostalgia di ritornare all'unione, alla non separazione. Tutto questo lo troviamo con l'amore della nostra vita, il nostro compagno, la nostra compagna o con i propri genitori. C'è chi lo trova ovviamente con Dio, con l'assoluto, con la mente che governa il mondo. Quindi questa canzone nasce come una sorta di manuale di volo per l'uomo, molto personale, nasce per questo, per porre al centro l'uomo e la sua fragilità, però nello stesso tempo la sensazione che tutti insieme, che insieme possiamo far sentire di essere ancora forti, ancora possiamo credere di essere una comunità in cui ognuno col proprio talento può contribuire alla felicità degli altri. Una domanda tecnica, ero curiosa di sapere il monaco, come si chiama, è un monaco zen, immagino, okay. E soprattutto quanto dovrebbe durare questo documentario, quante interviste sono previste, quante devono essere ancora fatte e poi so che ce n'è una importante in ballo, se abbiamo delle novità ci puoi anticipare, grazie. Allora sì, abbiamo fatto credo un centinaio di interviste con Andrea Cocchi e altri operatori sparsi per tutta l'Italia. Abbiamo fatto interviste a Milano, all'Aquila, vicino Roma, anche a Parigi, a Londra. E quindi abbiamo un materiale immenso già tra le mani. Ma la cosa che mi interessa di più è approfondire alcuni personaggi che avete visto, perché il monaco Zen, Pino, per esempio, è una persona che ci ha regalato tante altre parole molto profonde, così come Mogol, Renzo Arcore o l'altro sacerdote Guidalberto Bormolini, insomma personalità molto interessanti a cui dedicheremo nella realizzazione del documentario molto più spazio di questa che avete visto. La sua divulgazione è ancora, come dire, in fieri, ancora non abbiamo deciso come divulgarlo. C'è l'interessamento sicuramente di alcune televisioni importanti che vorrebbero trasmetterlo una volta finito. E per quanto riguarda l'incontro con Papa Francesco, ho ricevuto da lui la promessa che avrebbe partecipato e io credo che lui sia un uomo di parola e quindi aspettiamo che ritorni dall'Oriente per potergli fare anche a lui le stesse domande che abbiamo fatto ai bambini delle elementari e vediamo quello che ci risponde. Ciao Simone, buongiorno. Buongiorno. Allora, innanzitutto,
progetto praticamente che prende tre progetti in uno, anche di più, perché mi sembra di capire che sia tutto un po' collegato, no? Il tuo spettacolo teatrale, la tua canzone, anche questo documentario, il tema è sempre quello. La ricerca della felicità è una cosa che l'uomo, nella quale l'uomo si impegna, diciamo, da tantissimo, da secoli. Io non voglio fare l'avvocato del diavolo perché ti adoro e credo che tu lo sappia, però una domanda specifica su il tuo documentario è appunto la ricerca della felicità. C'è una felicità più astratta e c'è una felicità più concreta. L'abbiamo sentito per esempio da un ragazzo che dice la felicità per me sarebbe trovare un lavoro, no? E c'è una felicità che noi continuiamo a cercare ma che molto spesso non dipende da noi. Quindi ti chiedo in questo caso come consigliare, come potervi modulare il proprio concetto di felicità quando non possiamo dire la felicità è stare con le persone che amo perché magari le persone che amo ci hanno lasciato, oppure quando qualcuno dice la felicità per me è un lavoro ma il lavoro non lo trova. Ecco, in questo caso come rimodulare il proprio concetto di felicità per essere comunque felice? Secondo te ovviamente, sì. Insomma, si parla di... Io non lo spiego alla fine, ovviamente sono rimasto sbalordito dal fatto che ognuno poi ha dato una sua, l'avete visto, una sua definizione anche completamente diversa dall'altro, e in questo sta poi l'importanza di una ricerca del genere. Io sono sicuro che dopo che si affrontassimo altri temi come l'amore o la bellezza o il dolore o la sofferenza accadrebbe la stessa cosa. Quindi la bellezza sta proprio nel fatto che ognuno poi esprime quello che ha vissuto, il frutto anche della memoria e di quello che sono le sue esperienze passate. Per me la felicità, posso dire che è lasciare comunque dei semi del nostro passaggio, dei semi che possano germogliare, appunto come quel fiore di cui parlo nella canzone, il fiore che riesce a germogliare anche in mezzo alle difficoltà e all'asfalto, riesce comunque a... E quindi quello che penso, nei momenti di sconforto della nostra vita, nei momenti brutti e bui, dovremmo pensare comunque che ci siamo gettati alle spalle una manciata di semi e comunque, anche se la nostra traccia su questo pianeta non verrà dimenticata molto presto, perché noi abbiamo anche la sensazione a volte di essere immortali, soprattutto gli artisti poi, no? Di essere sempre ricordati, non è così. Però la sensazione di aver fatto comunque qualcosa, di aver lasciato una piccolissima traccia anche nel cuore della gente. Ciao, Serena, scuola Zoom, ciao. Allora, hai parlato con i bambini, hai chiesto loro cos'è la felicità e purtroppo bambini e ragazzi così spesso sono infelici a causa del bullismo e del cyberbullismo. Visto che oggi è proprio la giornata nazionale contro il bullismo, ti volevo chiedere un pensiero su questo momento. Allora, il mio pensiero su questo argomento è che non si può chiedere ai ragazzi di essere diversi da quello che dimostriamo noi, e quindi loro sono lo specchio e sono la spugna di questa società. Quindi non possiamo sentirci assolti dal loro comportamento, insomma, se loro vedono un mondo aggressivo è ovvio che ricalcano quel mondo, se vedono invece dolcezza, bellezza e serenità saranno dei bambini sereni. La canzone di Silvestri in questo senso è ovviamente azzeccatissima e credo che sia proprio un messaggio importante per chi lo riesce a comprendere, proprio per questo, perché loro sono il nostro futuro, sono il futuro del pianeta. E io vedo i miei bambini e anche loro provano difficoltà, sinceramente in alcune giornate magari si ritrovano a farsi delle domande perché vedono i compagni che si comportano, fanno delle cose che non capiscono. E è ovvio che anche noi da ragazzi, anche a noi è successo, anche a me è successo di essere presa a schiaffoni dal compagno di banco, messo in mezzo, quindi non è che è l'invenzione del momento, il bullismo c'è sempre stato, no? Però ecco, bisogna sicuramente tenere la guardia alta proprio in questo momento in cui i toni sembrano essere sempre più esacerbati, sempre più aggressivi, anche quello che loro guardano attraverso lo schermo della televisione. Questo è il mio pensiero.
pensiero, insomma, l'esempio dobbiamo darlo come noi genitori. Ciao Simone. Ciao. Ti avrei due domande, anche se il video in parte ha già dato la sua risposta. La prima, per te personalmente, che cos'è la felicità? Questa è la prima domanda. Visto che le risposte nel video erano relativamente brevi, mi piacerebbe sapere in poche parole come tu riesci a dare un significato quasi telegrafico alla domanda che cos'è per Simone Cristicchi la felicità. La seconda domanda è questa. Io tra le note della presentazione che ci è stato consegnato, leggo frasi del tipo uno con il tutto, amore universale, abbandonarsi all'altro da sé. Concetti che sembrano avvicinarsi un po' al mondo della New Age, un mondo estremamente vasto, che c'è il rischio di essere fagocitati da questo mondo che un po' è trito e ritrito, no? A uso e consumo di ciascuno di noi. E la New Age, ecco, la mia domanda è la seconda, la New Age è stato volontariamente o involontariamente, consapevolmente o inconsapevolmente, un ambiente dal quale tu hai tratto principi, ispirazioni, a questo carico di spiritualità che noi possiamo davvero contemplare nei tuoi testi, proprio in questo che presenta Serena? Allora, non proprio la New Age, più magari l'incontro con alcune persone. Ho letto ovviamente tanti libri che riguardano comunque la ricerca, è una ricerca ovviamente dove ci si perde facilmente e ci sono poi dei minestroni che vengono fatti. Lo Zen che è mischiato con la chiesa, la meditazione, tutto, a volte insomma, si rischia anche di perdere la bussola, quindi preferisco sempre avere a che fare con la persona, secondo me la persona è la testimonianza, poi è una parola che ti viene detta e quindi è l'incontro con l'altro alla fine, più che no, la New Age, io anzi la trovo una moda che ormai è passata. Forse negli anni 90, negli anni 80, negli anni 90. I grandi maestri comunque ci devono venire in soccorso in questo momento, quindi è inutile nascondersi, cioè quali sono oggi i grandi maestri a cui dobbiamo ispirarci? È un vuoto cosmico, non sappiamo veramente a chi rivolgerci, quindi in un momento come questo è ovvio che la saggezza, chiamiamola eterna, quella che esiste da sempre, ci può servire, ci può tornare utile. Che altro mi avevi chiesto? Non ricordo. Se è possibile, telegraficamente per te, sì. Per Simone Cristicchi, che cos'è la felicità? Ok, io mi sento felice quando allora io ho perso mio padre quando avevo 12 anni e mi sono chiuso nella mia stanza, ho cominciato a disegnare in maniera compulsiva e mi sono costruito un mondo parallelo di creatività. La fantasia, l'arte che poi mi ha salvato la vita, mi ha permesso di esprimere il mio mondo interiore, anche il mio dolore, trasformarlo in bellezza. Quindi la mia felicità è questa, condividere con gli altri. Io faccio questo lavoro solamente, l'avete visto, per condividere quello che è il mio mondo, quello che sono le mie ricerche. Sono felice quando riesco a farlo e quando vedo che le mie ricerche, quello che riesco a fare, a comunicare, arriva al cuore di altre persone anche molto distanti da me. Ciao Simone, innanzitutto comprendete che siamo in un momento in cui tutti noi abbiamo veramente bisogno di questo, è importante ricordarci. Senti, in questo mescolarsi di linguaggi incardinato nella parola felicità, c'è un incontro di cui avevi parlato con una sua di filosofia. Non so se anche con il testo che hai portato possiamo legarlo a questo incontro. Ce lo spiego un attimo, perché ti ha colpito che una persona che ha scelto di stare fuori dal mondo invece da lì riesce a donarci il senso della felicità. Sì, è una sensazione bellissima sapere che esistano delle persone che sono appartate dal mondo, ma non sono in fuga dal mondo, o pensano continuamente al mondo molto più di noi che ci viviamo dentro. Quindi uno parte con l'idea che magari la scelta della clausura o del prendere i voti o di una vocazione, qualunque essa sia, possa significare fuggire, no?
invece è completamente al contrario. Questa suora di clausura mi ha stupito perché ha interpretato la mia canzone in una maniera sbalorditiva. Abbi cura di me. Tra l'altro mi ha suggerito che sono le parole di un salmo, una preghiera molto antica, che dice: abbi cura di me come la pupilla del suo occhio, proteggimi all'ombra delle tue ali. È proprio una preghiera cristiana. Io non lo sapevo, ovviamente, non ero a conoscenza di questo. Lei la interpreta come una preghiera di Dio all'uomo, perché secondo lei, secondo alcuni teologi, anche Dio non è così onnipotente come vogliono dire, come ci vogliono spiegare i teologi della dottrina cristiana, ma anche Dio ha bisogno del nostro aiuto, secondo lei, ed è bellissimo, no? Ha bisogno dell'aiuto di ognuno di noi per compiere poi la sua opera. Ovviamente per chi crede queste sono parole bellissime, ma anche per chi come me ha sempre il dubbio, comunque mi scalda il cuore. E sapere che la canzone sia interpretabile in mille modi la rende ancora di più universale. ancora di più universale, diciamo così. Grazie. Ciao Simone, Francesca Celani di Sempida. Innanzitutto complimenti per il tuo progetto. E inoltre tu sei sempre stato anche il paladino della diversità. E noi ci troviamo in un mondo che ci vuole tutti uguali, però siamo tutti diversi, ma questo mondo ci vuole tutti uguali. E quindi la diversità di conseguenza ci fa paura. Secondo te, la paura che molti hanno della diversità, quanto può influenzare la felicità di chi è diverso? La paura della... La paura che molti hanno della diversità, come può influenzare la felicità di chi è diverso? La influenza in maniera negativa. Secondo me, cioè, tutto nasce poi dalla paura, no? Dall'essere impauriti che qualcuno si possa rubare qualcosa, che possa entrare nei nostri confini, ma non i confini sono quelli geografici. Se parliamo di immigrazione, il tema dei migranti è sulla bocca di tutti, anch'io ho ricevuto diverse domande sull'argomento. Io credo che questa sia un'occasione di rivedere un po' tutta la nostra umanità, il senso di chi siamo diventati. Cioè questa, quella che viene chiamata invasione, in realtà è, secondo me, andrebbe vissuta come una sorta di occasione di rivedere le nostre certezze, perché non si può fermare una cosa del genere, nessuno la può fermare. Possiamo solo rinchiuderci ancora di più nel nostro piccolissimo ego, no? In questo mondo che ci siamo costruiti, fatto di finta felicità, di finto benessere e anche di finta umanità, perché io credo di interpretare il pensiero anche di altre persone, ma esiste anche una finta bontà e dei discorsi che si fanno anche senza toccare con mano poi la verità delle cose. E su questo bisogna stare molto attenti da chi predica bene e poi insomma critica e si comporta al contrario di quelle che sono le sue parole. Quindi questo è il mio pensiero e sono contento comunque al di là di tutto che anche Sanremo possa essere una cassa di risonanza per un tema così scottante e attuale.